Professor Nicola Nante, che cosa ha significato oggi per una struttura importante nel tessuto di Albenga come la San Michele questa visita istituzionale? Beh, tutte le cose simboliche sono importanti. Questo è un simbolo che la città di Albenga ci vuole bene e che noi vogliamo bene alla città di Albenga, che siamo parte integrante del contesto sociale e siamo un'istituzione sanitaria importante. Soprattutto siamo un'istituzione privata che contribuisce, come tutte le istituzioni private, come tutti i cittadini privati, al bene collettivo, perché qualunque cittadino è privato e qualunque cittadino deve contribuire al bene collettivo. Qualunque azienda privata, anche privata, deve contribuire al bene collettivo. Quando io parlo di privato etico, in realtà parlo di cittadinanza attiva, parlo di dovere civico, diciamo. Noi seriamente cerchiamo di fare il nostro dovere per la cittadinanza come lo fanno tutti, diciamo. Poi ci sono i volontari sono ancora più eroici, diciamo, ma diciamo una società non si può reggere sul volontariato. Il volontariato è la crema, è la punta dell'iceberg della civiltà, ma la base deve essere fatta di strutture di strutture produttive. Nell'ambito della sanità, chi fa sanità, un medico come sono io, un infermiere, un ospedale, non può aver paura delle malattie. Le malattie sono la sua ragione di esistere. E di fronte alle malattie bisogna farsi trovare pronti e non scappare. Noi ci siamo, diciamo, come ci siamo tutti. Professore, sulle pagine di Savona News ci eravamo sentiti quando questa esperienza era iniziata da soli 4 giorni. Nel frattempo, dopo la convenzione con la ASL 2, sono arrivati anche i pazienti della convenzione con Imperia. E siamo maturi per un bilancio di questa esperienza? Beh, no, maturi per un bilancio no. Diciamo che adesso l'esperienza regime, perché noi avevamo messo a disposizione un piano anche perché volevo sperimentare, volevo capire se la struttura teneva. Sì, qualcuno dice sei un igienista, il tuo mestiere è questo. Sì, è un mestiere mio, ma non è detto che sia un mestiere di tutti, diciamo. E fatta la sperimentazione una decina di giorni abbiamo visto che la struttura teneva, che i professionisti c'erano, che la cosa era alla nostra portata, abbiamo detto sì alla USL d'Imperia. La USL d'Imperia ci ha rapidamente staturato i posti a disposizione, la ASL di Savona, per vedere, piuttosto che non vedersi saturati gli altri posti dalla ASL d'Imperia, adesso abbiamo la clinica a regime. Adesso semmai il problema è un altro. Il primo piano lo abbiamo tenuto, come dire, libero, diciamo, perché abbiamo diversi professionisti che dormono qui. Ora, il fatto che dormano qui, al di là dell'aspetto dell'isolamento, diciamo che ormai sappiamo tutto come contrastarlo, è una garanzia in caso di emergenze totali, diciamo, e quindi dover rinunciare al primo piano, diciamo, e a questa sorta di collegio mi rincrescerebbe, ma ci penseremo strada facendo, diciamo. A me sembra che l'epidemia piano piano sta defervescendo, diciamo così, non so se il neologismo può andare bene. Se continua così, penso che questi posti letto che abbiamo messo a disposizione basteranno. Ci abbiamo ancora un piano, diciamo, vediamo, diciamo. In questo momento sono contento che ci dormano degli infermieri, degli OS, dei medici, perché tutti ci sentiamo più sicuri, certo. al di là di quelli, certo, che sono in servizio, come dire, certo, c'è il rincalzo pronto, però insomma vedremo che cosa. Ci abbiamo ancora, come dire, qualche possibilità, qualche piccolo margine di potenzialità.